Salve amici amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Finita l'Epifania, tutte le feste sono andate via e quindi ognuno di noi ha deciso di mettersi magari un po' a regime per smaltire un po' le calorie che abbiamo accumulato in eccesso. Questo non vuol dire che mangiare sano non possa essere anche gustoso e quindi oggi io vi propongo un buonissimo e delicato risotto con speck e broccoli. Broccoli sono ancora le verdure della nostra stagione, quindi iniziamo subito senza perdere tempo, come dico sempre. La prima cosa che dobbiamo fare per ottenere un buon risotto è preparare un buon brodo vegetale. Allora, vedete qui con un semplice carota, sindano e cipolla. Una volta preparato il brodo, andiamo a mondare e lavare le cimette di broccoli. Vedete, sono già state pulite, lavate e sistemate. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare una sbollentata a queste cimette. E cosa migliore di non farlo dentro al brodo stesso? Così otterremo la morbidezza e anche il gusto. Quindi adesso preleviamo le verdure dalla pentola, le mettiamo da parte. Queste poi magari le gustiamo dopo come contorno. Mettiamo da parte. Faccio prendere l'ebollizione al brodo e calo i broccoli. Sono passati 10 minuti dall'inizio del bollore. Adesso prelevo i broccoli e li metto da parte. E che profumo questo brodo, Che profumino veramente veramente buono. Allora adesso sposto il brodo, lo metto da parte così e sul gas metto una capiente casseruola, alzo leggermente la fiamma e adesso non ci resta che preparare il classico risotto. Quindi cosa facciamo? Iniziamo col mettere un giro d'olio. Naturalmente anche l'olio è sempre in base alle quantità del risotto, del riso. Sto preparando un risotto per 4 persone, quindi a voi regolatevi di conseguenza, ok? Allora, faccio riscaldare leggermente l'olio e aggiungo poi una cipollina media tritata. Grossolanamente, l'ho già spezzettata, come si dice? Tagliata, come si dice? Tagliuzzata grossolanamente. Mettiamo la cipolla e facciamola imbiondire. Mi raccomando, non bruciare, ma solo imbiondire. Quindi sempre, sempre fate attenzione alla potenza del gas, del fuoco, ok? La cipolla comincia a profumare. Si sente. Che bella, ma com'è bello l'odore della cipolla quando comincia a profumare? Bellissima. Quindi io sto un poco attenta, Vado con calma. Le cose fatte con calma sono sempre le migliori. Scusa, no? Perché non hai preso una pentola alta? Perché la l'hai messo in questa casseruola? Perché per il risotto non servono le pentole alte e strette, ma basse e larghe, quindi abbiamo bisogno di casseruole. Capito? Perché dobbiamo poi mantecare, quindi c'è bisogno di spazio, altrimenti poi si attacca tutto sotto e facciamo un patatrac. Giusto. Ecco perché uso la casseruola in acciaio, come vogliamo, insomma. Benissimo, adesso alla cipolla dorata aggiungo il riso. Questo è un passaggio molto importante, quindi bisogna avere un po' di pazienza, perché il riso deve essere tostato perfettamente per avere un buon risultato. Quindi andiamo piano piano e facciamo tostare bene il nostro riso. Non abbiate paura perché non si brucia niente. Anzi, voi tenete sempre sotto controllo la fiamma, mi raccomando. Deve quasi scoppiettare.
Dopo circa 3-4 minuti il riso è tostato ed ora andiamo a sfumare con un buon vino bianco. Ed ecco qui, la parte diciamo un po' più impegnativa è finita. Una volta assorbito e evaporato l'alcol del vino, non ci resta che versare un po' alla volta il brodo che abbiamo messo da parte. Lo andiamo per bene a far assorbire tutto. Tutto il liquido, ecco qua. E a questo punto iniziamo la cottura del risotto. E piano piano, sempre mescolando, mi raccomando, di tanto in tanto, non lasciatelo da solo, lo portiamo a cottura aggiungendo man mano il brodo necessario. Intanto che il risotto cuoce, lentamente, dolcemente, metto sul fuoco un'altra padellina. Aggiungo un goccio d'olio, non troppo. E che cosa faccio? Rosolo leggermente dello speck a listarelle, come vedete. Eccolo qua. Naturalmente io sto usando dello speck per insaporire i nostri broccoli e il nostro risotto. Se a voi non piace lo speck, potete utilizzare qualsiasi altro tipo di salume, come prosciutto cotto, prosciutto crudo, quello che volete. E poi, se non vi piace, non lo mettete, come dico sempre, e mettete soltanto le cimette. Leggera rosolatura, non troppo forte. Ecco qua, si è solo leggermente schiarito e a questo punto unisco le cimette di broccoli che salto e insaporisco. Alzo un po' la fiamma, naturalmente, e insaporisco il tutto. Il risotto sta cuocendo. Io adesso aggiungo un po' di sale al riso, però non troppo, perché metteremo dello speck, quindi dopo ci regoleremo con il sale. Mettiamo un po', poi assaggiamo, se ce ne vuole ancora lo mettiamo, altrimenti va bene così. Allora, i broccoli io li spezzetto un po' perché mi piacciono di più, non voglio che vadano tutti interi. Faccio così, in questo modo, e li faccio insaporire bene. Quindi lasciamoli ancora qualche altro minuto in cottura e poi dopo li spegniamo e li lasciamo da parte. Siamo giunti a metà cottura del riso, come vedete, e a questo punto inseriamo i broccoli con lo speck. Spegniamo la fiamma e facciamo così. Mescoliamo con delicatezza, aggiungiamo dell'altro brodo e continuiamo la cottura. Dopo 20 minuti il nostro risotto è cotto ed è pronto. Adesso spegniamo la fiamma e mantechiamo. Lo faremo con un pezzetto di burro e dell'ottimo parmigiano. Lo mettiamo in superficie e poi piano piano lo facciamo sciogliere. Il riso che ho utilizzato
è il riso carnaroli, adatto appunto per risotti. Oltre al carnaroli però ci sono anche altre tipologie di riso come il Roma e tanti altri, quindi scegliete quello più adatto a voi. Ok, il burro si sta fondendo e aggiungo del parmigiano. E piano piano, dolcemente, andiamo a mantecare il tutto. Fatta la mantecatura, non ci resta che impiattare il nostro risotto. Come vedete, risulta morbido al punto giusto e la consistenza è quella doc. Vedete? Il risotto scivola lentamente dal cucchiaio e questo è un buon segno. Ed ora non ci resta che impiattare. Il risotto è pronto. Per chi desidera aggiungere come me un pizzico di pepe lo può fare tranquillamente perché ci sta proprio bene. Amici, che dire? È venuto un risotto veramente meraviglioso. Vi consiglio di provarlo e di farmi sapere come è andata. E detto questo, adesso non ci resta che assaggiare. E sì, è perché mi sta già facendo un po' l'acquolina in bocca. Franci, questo è tutto per te, guarda. Olè. Olè. Però intanto io assaggio questo qua. Che ne pensi? Faccio sapere com'è. Adesso ve lo dico subito. Buono. Che ve lo dico a fa? Mamma mia! E con questo io vi saluto e aspetto alla prossima ricetta e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.